Cari amici, ben ritrovati qui su Predicatelo sui tetti e siamo giunti alla quarta domenica di Pasqua e troviamo nella liturgia della parola eh, il Vangelo del Buon Pastore, il discorso famoso detto del Buon Pastore. Il versetto 6, Gesù, ci dice, Gesù disse loro questa similitudine ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Questo versetto, questo versetto è collocato proprio nel mezzo del discorso del Vangelo di oggi e ci costringe in qualche modo a subito evidenziare a chi è rivolto soprattutto questo discorso. E, è rivolto ai capi religiosi di allora, dunque oggi le autorità religiose e chi le rappresenta. Noi non possiamo commentare questo Vangelo staccandolo dal contesto altrimenti non ne comprendiamo il senso profondo. Il, tutto il capitolo 10 eh, eh, di cui fa parte questo brano è incastonato proprio tra la guarigione, il racconto della guarigione del cieco nato eh, dove assistiamo all'ennesimo attacco da parte delle autorità religiose dei farisei contro l'operato di Gesù e l'ostilità sempre più crescente subito dopo questo discorso che porterà i giudei e i capi del popolo a far esprimere eh, alla fine appunto del discorso eh, queste parole a ah, un demonio e delira. Perché lo ascoltate? Rivolti ad altri che stavano udendo il discorso, versetto 20 del Vangelo. Non è riportato oggi, ma potete andare a vedere. Ci viene proprio da dire, già, perché ascoltare Gesù? Sicuramente a chi non apre il proprio cuore a Gesù, ammalato di potere, di avidità, di successo, di guadagno, di amore per i primi posti, a chi non si fa piccolo davanti a lui, le sue parole in genere rimangono incomprensibili, come dice appunto, osserva eh, l'Evangelista eh, con questo versetto centrale, non capirono che cosa diceva Gesù, di cosa parlava. E, e questo pur trattandosi di parole che con questa metafora eh, tendono la mano ai suoi interlocutori. No, non solo risultano incomprensibili ma sono anche eh, addetta proprio di questi capi del popolo di questi giudei parole deliranti e diaboliche e questo eh, è un meccanismo che conosciamo è quello che succede sempre a chi si difende dalla verità a chi si difende dalla luce perché è eh, schiavo delle tenebre Cosa fa? Proietta sugli altri il proprio delirio di onnipotenza, quello sì certamente generato nel suo cuore da Satana. Ecco, il discorso di Gesù è dunque un'aperta denuncia verso i capi del popolo che eh, Gesù invita a non seguire come guide e per fare eh, questo discorso mostra proprio la plateale differenza che c'è tra il loro e il suo modo di agire. Lui è la porta delle pecore, il pastore bello delle pecore che le conduce dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. I capi invece risultano essere interiormente ladri, briganti, estranei alla vita delle pecore che opprimano e sfruttano il gregge dei fedeli. In realtà la metafora che Gesù usa non è una grande novità, è una metafora molto familiare nell'ambiente eh, nell palestinese, ebraico, ma soprattutto di ambiente biblico, cioè che non è la prima volta che noi troviamo eh, questo linguaggio. Ecco, pensiamo anche soltanto al fatto che Abramo e alcuni patriarchi erano pastori a come Davide viene definito pastore secondo il cuore di Dio, ma viene chiamato da Dio proprio mentre sta esercitando il servizio di pastore eh, di pecore. E poi, eh, questo ecco, proprio per chiarificare come sia tanto familiare la metafora nell'ambiente biblico, dovete sapere che quasi tutti i profeti di Israele hanno come tema comune la denuncia delle guide, dei capi del popolo, quali pastori infedeli e corrotti. Dunque questa metafora si riallaccia a una tradizione profetica ecco, che è, è presente largamente nella tradizione di Israele. E dunque è evidente l'intento dell'Evangelista Giovanni, ricordare questo discorso per mostrare al credente, anche al credente di oggi, quale modello seguire di guida, quale modello di pastore e quale modello non seguire. Infatti il versetto 2 si apre dicendo che solo chi entra per la porta è pastore delle pecore. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire solo chi vive una relazione stretta con Gesù, la porta, solo chi fa passare prima se stesso per la porta, che vuol dire solo chi passa a se stesso piuttosto che gli altri al vaglio delle parole di Gesù che appunto costituiscono una porta stretta, come ci ricordano anche gli evangelisti Matteo e Luca. Solo chi manifesta nel suo modo di agire e di parlare il cuore misericordioso del Signore è pastore. Badate bene, è, non fa il pastore, dice il testo. E invece chi non vive tutto questo, chi non è, non è occupato in una relazione stretta con Gesù, bene, costui è chi non entra per la porta nel recinto delle pecore, ma vi sale da un'altra parte. Dunque molte sono le porte, ma una sola è quella di casa e questa è Gesù. Quindi salendo da un'altra parte, per altre porte, costui potrà anche fare un bel teatrino nel recinto delle pecore, sarà anche un bravo attore, ma nasconde a sé e agli altri qualcosa della sua vita che ha il sapore dello sfruttamento, del potere, dell'amore per il controllo delle coscienze, per il dominio su di loro. Magari un modello vincente che forse ha o fa la voce più grossa che forse ha maggior spazio e influenza mondana, ma che di fatto riproduce nel religioso quanto avviene nel modo di vivere dei modelli culturali dominanti. Qui mi permetto di esprimere un'opinione personale. Tutte le schiavitù sono brutte, ma io credo che una delle più brutte è la schiavitù verso una religiosità ideologica che a sua volta imprigiona sottilmente i fedeli nella paura, nel servilismo verso l'istituzione. È stupendo in questo senso leggere il Vangelo di oggi che il pastore vero chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che il pastore vero è sinonimo di una guida che stabilisce relazioni personali, che non ha paura della libertà delle pecore, non le, non le vuole iperproteggere e ehm, diciamo così stringerle a sé e chiuderle nel ricinto. Perché? Perché non ha bisogno di controllarle nel camminare con loro, perché il suo modo di guidarle è affiancandosi a loro. Ricordate eh, domenica scorsa, proprio eh, nel celebre eh, Vangelo dei discepoli di Emmaus, come Gesù si avvicina e inizia a camminare con quei due discepoli sconfortati. Bene, è interessante poi leggere che entrare nel recinto delle pecore attraverso Gesù quindi non ci costringe a star chiusi in un recinto come se fossimo un esercito intruppato che se ne sta sempre zitto davanti alla voce urlante del generale di turno. No, la fede in Gesù è liberante. Il pastore, il suo pastore, che si sta conformando al suo cuore, ti fa gustare la tua libertà, e pur sapendo che sia la sua libertà come quella delle pecore dipende comunque da un'unica guida dal Signore. Io ho sentito il bisogno di commentare così il Vangelo di oggi perché vi confesso una pena che sta purtroppo crescendo nel tempo e che spero non registri un'analoga crescita. In, nel, del contenuto di quello che mi viene confidato nel tempo. E ultimamente sono contattato e coinvolto da non poche pecore che non si sentono ascoltate, accompagnate, che si sentono respinte se non addirittura condannate dai fratelli nel sacerdozio che invece dovrebbero manifestare un cuore di carne, un cuore umano. Io vi dico la verità, mi trovo spesso anche a dubitare di, di quello che mi riportano le pecore, tanto è il dispiacere al pensare, al sentire che un prete possa relazionarsi con una pecora del gregge a lui affidato nel modo in cui mi raccontano. Poi, però, dopo dialoghi accurati, dopo domande, eh, le domande debite che si fanno, sono costretto ad ammettere. I seri i gravi errori in cui noi ministri possiamo incorrere, poiché in fondo questo ci capita quando non abbiamo veramente a cuore le pecore. Allora, allora non, non bisogna neanche chissà, trattar particolarmente male le pecore per farle sentire come ho detto. Basta rifugiarsi nelle norme, nella disciplina ecclesiale, nell'istituzione che a un certo punto diventa più importante del padrone dell'istituzione, nell'istituzione che ha preso lentamente il posto del Signore nel cuore. Ma noi sappiamo che la Chiesa esprime sempre la sua vera identità, il suo vero volto, solo quando riflette il volto e il cuore del suo Signore, diversamente anche e soprattutto noi preti, in noi preti, la Chiesa rischia di diventare a volte covo di soprusi sulle coscienze, e il suo volto una brutta caricatura di pastore che Gesù nel Vangelo non esita a definire ladro, brigante ed estraneo. E dunque, dopo questa riflessione sul Vangelo, alla luce anche di un'esperienza un po' penosa, non mi resta che chiedervi accuratamente, come insegna Papa Francesco, di non dimenticarvi di pregare per me, anzi per noi. Fatelo soprattutto in questo mese di maggio, appena scoccato, affidandoci alle cure materne della Vergine Maria, Madre dei Sacerdoti. Grazie e buona domenica.